Il parco di Montemario si estende nella zona nord di Roma, precisamente al di sopra del complesso del Foro Italico, ed è il rilievo più importante del sistema dei colli denominati Monti della Farnesina, colli che dominano la Valle del Tevere, rappresentando, soprattutto per le sue caratteristiche ambientali, un vero e proprio mosaico di biodiversità. Il luogo risulta abitato fin dalla preistoria, mentre in epoca romana Montemario era occupato da numerose ville residenziali. Invece, nel periodo del Medioevo, veniva utilizzato per scopi agricoli quali orti e vigne. A partire dal Rinascimento, il colle, per la sua posizione dominante sulla città, viene scelto dalle famiglie nobili dell'epoca come luogo di residenza. Difatti, uno dei più importanti esempi di villa rinascimentale è costituito da Villa Madama. Altre ville storiche si trovano nell'area del parco, tra queste Villa Mazzanti e Villa Mellini, sede del famoso osservatorio astronomico. Dal punto di vista geologico, la zona è costituita da sabbie e ghiaie, da cui provengono numerosi reperti fossili. Le rocce che compongono Monte Mario ne fanno uno dei luoghi di Roma di maggior interesse scientifico proprio per le sue caratteristiche geologiche. La zona è caratterizzata prevalentemente da querce caducifoglie, dove accanto al leccio è presente la sughera, mentre nello strato arbustivo sono visibili elementi della macchia mediterranea, quali l'erica, il pungitopo e il corbezzo. Altro arbusto presente è l'albero di Giuda, riconoscibile soprattutto in primavera per la vistosa fioritura di un colore rosa intenso. Il nome di questa specie arborea fa riferimento alla leggenda secondo la quale l'apostolo Giuda, sopraffatto dal rimorso, si impiccò, mentre i fiori rappresenterebbero le lacrime di Cristo ed il loro colore la vergogna per la perfidia di Giuda. La zona è popolata anche da una grande varietà di animali selvatici. Durante l'anno le specie di uccelli che frequentano quest'area del parco sono molti, e tra questi il picchio rosso maggiore, il picchio verde, la ballerina bianca, il beccamoschino, il rampichino, la capinera e la cinciallegra. Thank you.
Nel parco non mancano i mammiferi, quali la volpe, la donnola, l'istrice e il riccio, oltre alla presenza di specie animali più piccole. Quindi il Parco Naturale di Monte Mario rappresenta un prezioso polmone verde estendendosi tra il complesso sportivo del Foro Italico, i quartieri Trionfali e Camilluccia e quindi assumendo una notevole importanza strategica all'interno della rete ecologica cittadina.